Un saluto a tutti e un caloroso benvenuto da Pierluigi Pardo e Stefano Nava. Riflettori puntati quest'oggi sulla sfida tra Napoli e Fiorentina. Vediamo la formazione iniziale del Napoli, eccola. L'allenatore ha scelto il 4-3-3 con le due ali a supporto della prima punta. Queste sono le scelte dell'allenatore della Fiorentina. Hanno scelto di usare un 3-4-3 di stampo offensivo. Da diversi anni ormai il Napoli è stabilmente nell'elite del calcio italiano, ma sembra mancare sempre qualcosa per lottare veramente per lo scudetto. È vero, Pier. Ogni stagione sembra quella buona per vincere lo scudetto che manca dalla stagione 89-90, ma forse a deludere di più. Lo scorso anno è stato l'epilogo in Euroleague con l'eliminazione in semifinale contro i modesti ucraini del Dnieper. Stefano, parlaci della formazione padrona di casa. Se vogliono puntare la zona Champions Cup, come da loro obiettivo, devono giocare molto meglio di quanto hanno fatto finora e cominciare a fare punti. Amsic, Allen, Hisai. Occhio, cerca l'area di rigore. Allen protegge il pallone dall'assalto degli avversari. Cerca la porta, parata straordinaria, come un gol. C'è stato il tocco, ci sarà calcio d'angolo per il Napoli. Il calcio d'angolo comodamente controllato dal portiere. Amsic, e c'è il gol del Napoli. C'è dunque il gol del capitano. Più che meritato, Pierluigi. Il tiro poteva rimbalzare sul palo e rientrare in campo, invece si è infilato in rete. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Si ricomincia con il Napoli avanti nel punteggio. Runcaglia, Blaszczykowski, intercettano bene il pallone e provano a ripartire. Allan non si fa sorprendere. C'è il traversone. Grandi riflessi, blocca il pallone stavolta. Gulam. Koulibaly. Pallone controllato senza difficoltà dai difensori. Da indietro al portiere. Badelli. Porca Valero! Palo! Ma il pallone, il gol del pari che cambia anche psicologicamente la partita.
Ritrovata dunque la parità fra le due squadre, vedremo chi romperà l'equilibrio. Poi là, che conclusione, tiro preciso che si è insaccato sotto la traversa. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Hanno pareggiato, dunque 1-1. Jorginho. Palla larga. Pericolo, ecco il tiro. E c'è il gol del Napoli. Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. Pronti a giocare con il Napoli che adesso deve gestire la situazione, sta conducendo la gara. Ha intercettato bene il passaggio, non ci voleva molto. Ilicic. Badelli. Palla verso il compagno. Fanno girare il pallone molto bene. Il portiere dice di no. Si riparte col corner per il Napoli. Il portiere in presa sicura. Allen. Ottima lettura difensiva. Deve appoggiarla verso il portiere. Marcos Alonso. Borja Valer. Occhio al tiro. Stavolta non ha trovato la porta. E pensa, poteva essere per lui il secondo gol. Ci saranno da recuperare due minuti. Błaszczykowski. Vessino. Badelli. Borja Valer. Ilicic. Può metterla in area. Prova il cross. Prova a sorprenderlo, è arrivata la rete che consente di riacciuffare la parità. Una gara molto combattuta, impossibile adesso azzardare il pronostico. Grande cross, perfetto, misurato, basta spingere un po'. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione.
hanno trovato nuovamente il gol della parità. La partita ha ancora molto da dire. E dopo 45 minuti di gioco, dunque, il punteggio è in parità sul 2-2. Fiorentina che dà il calcio d'inizio della ripresa. Contrasto ruvido, vigoroso. Gulam. La persona in area ha calibrato malissimo il cross e la difesa ha avuto vita facile. Badelli. Borja Valer. Marcos Alonso. C'è il recupero del pallone. Jorginho. Controllano molto bene il possesso del pallone. Qui però esagerano col tiki-taka. Borja Valer. Prova ad andare. Il portiere dice di no. Occhio al cross. Higuaín. Esce e recupera il pallone. Hanno interrotto l'azione avversaria recuperando palla a centrocampo. Ilicic. Gulam. Allan. Higuaín. Un'occhiata alla grafica, c'è sostanziale equilibrio nel possesso di palla. Esatto, i due modelli di gioco sono alla pari. C'è spazio per andare. Passaggio perfetto. Hamsik, una parata incredibile. Si ripartirà da una rimessa del portiere. C'è la sostituzione per i viola. Borja Valer. Buono l'1-2. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto. C'è bisogno di forze fresche. Allan. Higuaín. Una grandissima parata questa. Sostituzione. Cambio dunque nella Fiorentina. È stato perfetto nella lettura, ha intuito la situazione ed è riuscito a intervenire. Ha letto già prima la situazione ed è intervenuto in maniera vincente. Borja Valer, 5 minuti al fischio finale, situazione di parità. Tutto può succedere ancora in questi minuti finali. Grande adrenalina in campo. Astori. C'è il contrasto di Hamsik.
Higuaín, Runcaglia, Ilicic, ecco il tiro, sembrava l'occasione giusta per trovare il vantaggio. È allo scadere dei 90 minuti, le squadre sono in parità. Protegge il pallone dall'assalto degli avversari. Cerca la porta. Parata straordinaria, come un gol. Hamsik! E c'è il gol del Napoli. Passa a tre. Porca Valero, palo, ma il pallone torna in campo, pericolo, il gol del Bari che cambia anche psicologicamente la partita. Pericolo, ecco il tiro, e c'è il gol del Napoli. Il portiere dice di no. Si riparte col corner per il Napoli. Può metterla in aria. Prova il cross. Prova a sorprenderlo. È arrivata la rete che consente di riacquistare la parità. Il portiere dice di no. Higuaín, una grandissima parata qui.